trovato questo video nell'hard disk del mio computer, sarà vecchio di almeno 6 mesi, però volevo comunque pubblicarlo perché è un esperimento carino e poi magari potrei farne anche una versione aggiornata ad oggi, che un po' di cose sono cambiate, questo me lo direte voi. Ciao Rane Rospi e benvenuti in questo nuovo fantastico video. Oggi vorrei cimentarmi in una sfida che penso possa essere utile sia agli esterni che la vedranno che alla sottoscritta nonché me medesima, ovvero un'ora tavoletta grafica versus iPad versus tradizionale. Avrò soltanto un'ora per ripetere lo stesso identico disegno su 3 supporti diversi. Vorrei fare un'autoanalisi per capire il processo che seguo su ciascuno di questi supporti e capire quali sono le cose che mi portano a lavorare meglio con uno piuttosto che l'altro. Una previsione del risultato finale io la so già in partenza, la posso immaginare e probabilmente anche chi mi segue da un po' di tempo potrà riuscire a indovinarla, ma penso che la cosa più interessante in questo caso non sarà il risultato finale ma proprio riuscire a sviscerare l'intero processo e il tempo che ciascuna fase mi richiede. Ah, ovviamente in tutti e 3 i casi partirò dalla stessa bozza che è questa, quindi questo sarà proprio il punto di partenza da cui partirà il cronometro. Ho diviso tutto quanto in 4 fasi che sono line art, colori piatti, ombre, luci, dettagli e tutto il resto. Quindi, cominciamo in ordine cronologico da chi è venuto al mondo per primo, la cara e vecchia carta. Ora, qui ho già cominciato sbagliando, quindi vi chiedo scusa, ma l'idea era di iniziare, come vi dicevo, a contare i minuti dal momento in cui avrei iniziato il line art, invece qui ho erroneamente fatto partire il timer, ero sovrappensiero, scusate, mentre stavo preparando la bozza. Quindi vi anticipo che questi 7 minuti li recupererò alla fine del disegno, aggiungendo appunto altri 7 minuti. Comunque, il tempo necessario per preparare tutto il line art con i trattopen è stato di circa una ventina di minuti, accettabile in situazioni normali, ma non tanto in questa circostanza dove rappresenta un terzo dell'intero tempo a disposizione. Purtroppo non ho pensato a usare i pantoni, che probabilmente mi avrebbero avvantaggiato molto dal punto di vista delle tempistiche, ma sono andata avanti con gli acquerelli che non si sposano affatto bene con l'andare di fretta. Ho cercato comunque di essere rapida e ho finito i colori piatti in altri 20 minuti. I 7 minuti dopo lo scadere del tempo invece li ho spesi per rifinire un pelino le ombre e ripassare il line art che era stato un po' offuscato dal colore. Quindi ecco qui il primo risultato. Cosa ne penso? Allora, sapendo che l'ho fatto in un'ora, ok, dovendolo mostrare agli altri dicendo ecco questo l'ho fatto io, ecco forse lì con una certa dose di calma diciamo, insomma non andrei in giro a mostrarlo con estrema fierezza, oddio nel video sai visto così piccolino ci può ancora stare, poi dal vivo è un po' meno efficace ed è per questo che lo appenderò proprio qui in bella vista per farmi del male, esatto, per ricordarci sempre da dove veniamo, non solo dove stiamo andando. Ma passiamo adesso all'iPad. Io lo so già che questo sarà il mio tallone d'Achille, ma per precisare, non è l'iPad stesso essere il mio tallone d'Achille. D'altronde l'iPad funziona alla perfezione, è il programma che per me è limitatissimo, io lo odio. Mi fa veramente uscire di testa, io voglio lavorare con una tastiera qua, quindi Adobe se stai ascoltando, io ti supplico di far uscire questo dannato Photoshop per iPad. Commento della Francesca del futuro, ai tempi quando registrai questo video non era ancora uscito Photoshop per iPad, ora che è uscito, no comment, davvero è una schifezza. Mi devo calmare? Sono calma? Ok, possiamo procedere. Sono partita molto bene con il line art, infatti mi piace tantissimo come ho modulato la linea. Purtroppo però non ho riflettuto sul fatto che andare avanti così mi avrebbe richiesto un sacco di tempo. E infatti sono riuscita a concludere solo quando restavano 25 minuti. Rispetto al primo disegno è un sacco di tempo in più. E coi colori piatti è andata persino peggio. Per riempire ogni spazio con un colore neanche particolarmente studiato, perché io di solito la palette me la rivedo sempre in un secondo momento, ci ho messo così tanto tempo che alla fine mi restavano meno di 10 minuti. Li ho spesi brancolando nel buio, cercando disperatamente qualcosa da fare che potesse far migliorare questo disegno tutto all'improvviso, ma purtroppo non ci sono riuscita. Con l'iPad sono riuscita ad ottenere solo quel risultato. Eccolo qua.
È lui. Il soggetto incriminato. Io Adobe aspetto fiduciosa, non mi deludere, ti prego. So che posso fare di meglio, te lo dimostrerò, te lo giuro. Ma in ogni caso, Adobe, adesso te lo faccio vedere io che cosa significa usare un tuo programma. E finalmente arriviamo alla tavoletta grafica. Io e lei conviviamo serenamente da 10 anni, che non sono pochi e non nego che all'inizio abbiamo avuto alcuni momenti difficili. Ma superati questi posso dire che è stata una lunga e proficua relazione la nostra. Con il line art sono partita a bomba. Per me è una grande comodità lavorare in digitale perché sfrutto molto pan e zoom, potendomi muovere all'interno dei documenti e lavorare con precisione anche nei dettagli più piccoli. Oltretutto credo, non ne sono sicura, ma penso di essere anche piuttosto veloce a lavorare ai line art in digitale. Ovviamente dipende sempre dalla complessità della bozza, se è abbastanza rifinita e non lascia troppo all'immaginazione, riesco a non perdere troppo tempo a pensare e riflettere. Infatti il nostro timer ci rivela che intorno a 37 minuti e 04 rimanenti ho concluso il line art. Un buon tempo, direi. Inizio i colori piatti, che è una fase per me totalmente automatica e veloce. E se volete saperne di più su questo aspetto, avevo fatto una guida un po' di tempo fa sulla colorazione digitale che illustra bene il metodo che seguo. È un metodo per non perdere troppo tempo. E 41 il tempo rimanente appena finiti i colori piatti, un razzo meno di 10 minuti. E poi l'accostamento di colori lascia molto a desiderare, questo lo so, ma io di solito sui piatti ci torno, come avevo detto, in un secondo momento, per armonizzarli e cercare di appunto rendere la palette più piacevole allo sguardo. Da qui in poi quindi cominciano luci e ombre. Mi sono concentrata soprattutto sul personaggio principale e infatti anche qui in pochi minuti ho concluso questa parte, dedicando i restanti 17 minuti a tocchi di luce, dettagli sul colore, aggiunta di texture e armonizzare un po' tutto cercando di dare un'atmosfera. Quindi in un'ora questo è stato il risultato finale. Ora, è anche vero che dopo aver fatto 3 volte lo stesso disegno, alla fine lo conosci come le tue tasche, sai esattamente cosa vuoi fare e come arrivarci, quindi devo dire che in questo caso ero agevolata anche e soprattutto da questa cosa. E non possiamo dire che non sia stata importante, se ci pensate, non so se vi è mai capitato di perdere un file mentre ci stavate lavorando e doverlo rifare da capo. Ecco, quando vi ritroverete a farlo per la seconda volta ci metterete la metà del tempo che ci avete messo la prima, nonostante abbiate fatto lo stesso lavoro. Questo perché? Perché la maggior parte del lavoro è mentale, quindi sapendo già dove vuoi andare è tutto molto più semplice. Per fare un paragone più chiaro ho anche preparato un grafico, mamma mia, per mettere a confronto le tempistiche che ho impiegato per i vari disegni. Ovviamente aver usato così tanto tempo per fare i ritocchi finali sulla tavoletta grafica inevitabilmente ha reso il risultato finale qualcosa di migliore, qualcosa di molto più vicino a quello che avrei voluto ottenere effettivamente. E secondo me si discosta completamente dagli altri proprio in termini di qualità del risultato finale. Il disegno tradizionale non brilla per la qualità di colorazione, anzi tutt'altro, considerando che per fare in fretta ho proprio spiaccicato le matite sopra, è stato proprio una cosa terribile. Però tutto sommato penso che ci possa ancora stare. Per quanto riguarda Procreate, quella è la porta. Te l'ho indicata con il mio simpatico dito e adesso vai. Amici come prima, però non proprio così tanto. Adobe, ti prego! Che poi comunque Adobe, si chiama in italiano Adobe e all'estero Adobe. Ora voi potete anche dirmi che sbaglio a chiamarlo un po' in un modo e un po' in un altro, ma chi se ne frega poi? Con l'iPad la verità è che mi sono incartata a fare cose che avrei benissimo potuto fare molto più velocemente, lo so, è una mia mancanza, non è soltanto il programma, è anche il fatto che io alla fine con questo programma mi ci scorno sempre e poi alla fine non riesco a utilizzarlo come vorrei. Comunque voglio dedicare questo video a tutte le persone che mi chiedono spesso qual è la cosa migliore per disegnare e la mia risposta come sempre è
che dipende, perché io in questo caso ho ottenuto un risultato che è stato particolarmente positivo con un supporto, ma sicuramente altre persone facendo la stessa sfida potrebbero scoprire di ottenere dei risultati completamente diversi a seconda del supporto, magari essere migliori nel tradizionale o con l'iPad Procreate. Ora, se volete lasciarmi un'opinione riguardo qua sotto, sarò ben felice di ascoltarla. Risparmiatevi però i cori tipo: ma io questo, Apple contro Windows, digitale contro tradizionale, e nessuno vuole dialogare, vuole soltanto dire cosa secondo lui è meglio. Però se invece avete voglia di raccontare qual è la vostra particolare esperienza e qual è il supporto sul quale vi trovate meglio, allora lasciate un commentino qua sotto. E nulla, io vi ringrazio per aver visto il video e vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!